Ci troviamo all'interno di Let's Get Digital, una mostra dedicata all'arte digitale come forma NFT, quindi non fungible tokens. I file diventano quindi unici e per la prima volta vengono messi all'interno di un contesto museale. Let's Get Digital propone una serie di opere di artisti nazionali e internazionali che in qualche modo vuole essere una fotografia di quello che è il panorama corrente dell'arte digitale, nonché della criptoarte. Troviamo Daniel Asham, che è un artista già conosciuto a quello che è il mondo dell'arte contemporanea, ma anche altri come Beeple, Krista Kim e Anima, un collettivo italiano formato da Matteo Milleri e Alessio De Vecchi. Alle mie spalle vediamo l'opera Arcadia, dedicata al concetto di esistenzialismo e anche al rapporto che l'uomo ha con la tecnologia, con i versi del poeta Arciades, del compositore Rack e il visual di Andres Resinger. Entriamo in una dimensione quasi onirica in collaborazione appunto con gli artisti che presentano qui un'opera per la prima volta in formato immersivo. Nel cortile invece di Palazzo Strozzi troviamo l'opera di Refik Anadol, uno degli artisti più importanti nel contesto della criptoarte. Infatti presenta un'opera dedicata al Rinascimento, in cui si possono intravedere alcune immagini che poi si diffondono insieme a quello che è la collaborazione dell'artista con l'intelligenza artificiale e il machine learning. La mostra è un invito ad accogliere la criptoarte come arte nel panorama del contemporaneo, ad entrarci senza pregiudizio alcuno all'interno di quello che è la nuova estetica dell'arte legata agli NFT.